Ci sono stati degli errori che hai fatto durante questo lungo periodo di tua storia personale da creatore di corsi che magari non rifaresti più? Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. Questo audio è tratto da una recente live di Davide Rampoldi sulla pagina Facebook di Crea il tuo corso. Oggi abbiamo con noi un ospite molto noto, molto importante, sia nella comunità online, soprattutto nella comunità dei podcaster italiani. Ma oggi non parleremo di podcast, magari anche dopo qualche accenno. Oggi parleremo soprattutto di creazione di corsi su internet. Allora, Davide, prima di tutto ti ringrazio di avermi invitato a fare questa chiacchierata. Ti ho perso mentre mi presentavi come una persona importante, probabilmente sarà stato lo stesso internet che si ribellava al fatto di poter essere definito importante, perché io l'unica cosa che faccio nella vita è essere una persona curiosa, sono un appassionato di digital, di nuove tecnologie e ho deciso di mettere a servizio questa mia passione che facendolo da tanti anni è diventata anche una competenza, a servizio di tutte quelle persone che, come me, tanti anni fa hanno un sogno, un'idea, un progetto che vogliono sviluppare e quindi prendo le idee e le trasformo in business. Faccio semplicemente questo, accompagnando le persone per mano nella creazione del loro business, oppure facendolo all'interno di una mia scuola che si chiama Digital Business School, dove ci sono tutti questi pazzi fuori di testa che magari vogliono lasciare il loro lavoro per rincorrere un sogno, un progetto che hanno, che vogliono trasformare in un business tramite il digitale, o ancora attraverso il mio podcast Strategia Digitale, che porta a decine di migliaia di persone ogni giorno informazioni, idee e consigli su come poter trasformare i loro sogni in business grazie al digitale. È un mio compagno di viaggio fedele, strategia digitale, anche nei viaggi lunghi in macchina che ormai faccio da Como a San Marino. Quindi devo ringraziarti, insomma, anche per tutti i contenuti, la passione che metti all'interno di ogni puntata. Sono io che Ecco, ringrazio te per ascoltarlo fedelmente. all'interno di Crea il tuo corso, invece, sia come sito internet, sito web, che come podcast, invece. Parliamo proprio di creazione di corsi su internet, creazione di corsi online. Io so che tu in passato hai realizzato dei corsi su internet, aiuti sicuramente anche delle persone a creare dei corsi su internet, e quindi vorrei proprio iniziare dal passato, cioè dal tuo primo corso online. Qual è stato? Quali sono state le difficoltà? Perché poi magari le difficoltà cambiano nel tempo, quindi a quanti anni indietro dobbiamo risalire e poi come hai superato queste difficoltà? Guarda, il primo corso online che ho sviluppato non è stato un mio corso online, nel senso che ho avuto la fortuna di poter lavorare al fianco del mio carissimo amico Robin Good nella creazione di quella che in Italia penso sia stata la prima Academy, forse la seconda, se intendiamo in generale le Academy su qualsiasi argomento, perché al tempo c'era buonanima Italo Cillo che aveva già sviluppato un suo percorso, una sua membership, un'Academy, studiando questo tizio che si chiamava Jeff Walker, che parlava di lanci, di comunità online, di ti basta 1.000 persone che seguono il tuo corso per poter creare un business. E a quel tempo Robin aveva deciso di sviluppare quella che si chiama Pop Campus. Pop sta per Professional Online Publisher e insieme a lui io mi sono occupato proprio come project manager della creazione dell'infrastruttura, perché al tempo YouTube era appena arrivato, Facebook un po' si sapeva, un po' non si sapeva che cos'era, cioè era un web completamente diverso. In sostanza, se volevi portare i contenuti alle persone, dovevi portarli tu. Quindi noi avevamo come partner Topics, che era un service provider che forniva la banda, non esisteva Amazon S3, cioè dovevi proprio organizzarti da zero. E questa è stata una cosa super istruttiva, questa esperienza nel creare una piattaforma online che fosse un grande corso, che quindi per ogni tema necessario da approfondire per chi vuole essere professional online publisher,
ti dava la possibilità di avere una sezione dedicata con delle lezioni, un forum, quindi dove poter avere lo scambio, perché ancora c'erano i forum al tempo, la possibilità di incontrarsi settimanalmente online seguendo una live che facevamo. Non esistevano le live di YouTube, c'era un altro servizio che si chiamava Ustream, quindi parliamo proprio della preistoria delle piattaforme, e noi utilizzavamo una piattaforma che mi pare si chiamasse Doodle, una cosa del genere, Moodle, un nome strano. Era una piattaforma di e-learning, cioè ti permetteva di installare, una volta installato il software sul tuo server, di servire dei contenuti, far avanzare attraverso le lezioni i tuoi studenti. Da quel primo corso a oggi è cambiato tutto, perché si è scoperta la potenzialità enorme dell'apprendimento online. Io mi ricordo già al tempo, siccome ancora prima di lavorare nel mondo del marketing digitale, del business, quando stavo all'università e studiavo storia dell'arte, mi ero detto: cavolo ragazzi, ma esiste internet, ma perché non utilizziamo internet per imparare? E così avevo creato una piccolissima piattaforma di scambio, diciamo, di informazioni didattiche, non la voglio chiamare di e-learning, anche se al tempo noi la vedevamo come e-learning, perché non essendoci la possibilità di fare delle video lezioni, anche pubblicare delle slide online per noi era avere la possibilità di fare apprendimento digitale, quindi e-learning. Certo. E avevo creato questa piccola piattaforma che si chiamava Paradox, e lì, per collaborando con tutte le varie cattedre di storia dell'arte, pubblicavamo le diapositive delle lezioni che si vedevano durante le lezioni. Ora, detta così, una specie di slide share. Sì, ecco, una specie di slide share. Detta così sembra semplice. Il fatto è che al tempo fare una lezione di storia dell'arte voleva dire chiudersi dentro una stanza buia per 2 ore di seguito, vedere davanti a te un professore che fa girare le diapositive, e quelle diapositive poterle rivedere solamente all'esame, essendo interrogati su quelle diapositive. Quindi c'era di tutto, c'erano ragazzi che facevano schizzi a mano e magari venivano dall'artistico e ogni diapositiva che vedevano facevano gli schizzi, altri che si appuntavano il numero della diapositiva perché poi andavano in biblioteca e tentavano di recuperare il numero della diapositiva dal cassettino. E io ho detto: ragazzi, oh, ma siete fuori di testa? E ho preso le diapositive e sono andato da un mio amico di un laboratorio lì all'università, che aveva uno scanner per diapositive, a scannerizzarle tutte, e le avevo messe sul web proprio con un'interfaccia tipo la presentazione, mandavi avanti e indietro. Già questa cosa fu una rivoluzione. Quindi avevo capito già da allora che il web era una figata per poter apprendere. Questo nel frattempo è diventato realtà. Infatti oggi persino mia moglie, che è un'insegnante per lo Stato italiano nella scuola dell'infanzia, utilizza il budget del suo bonus docente per acquistare corsi online. Quindi lei fa un lavoro totalmente non digitale, ma si documenta attraverso l'utilizzo appunto di e-learning e corsi online. Ecco, dopo tutto questo tuo carrellata e anche molto storie che quasi fanno ricordare con nostalgia il passato, parlavo pochi giorni fa con Daniele Boggiatto, Coan Boggiatto, parlando di Netscape, di Mule, quindi veramente delle connessioni 56K, e qualcuno aveva ancora le BBS quando avevo cominciato anch'io, quindi probabilmente molti di quelli con cui parleremo e che ci ascolteranno non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Siamo vecchi, Davide, siamo vecchi. Esatto. Dici, magari tu hai i capelli bianchi, io ce li ho, ma non si vedono in qualche modo. Qual è stato quello che tu ti ricordi come il corso tuo più di successo, e perché secondo te è stato un corso di successo? Il corso più di successo che ho creato è stato un corso sulla scrittura per il web, che si chiama proprio Scrivere per il web, ed è un corso che ho pubblicato attraverso Udemy. Ora, perché dico più di successo? Perché in realtà è stato un corso seguito da migliaia di persone, ma che dal quale non mi sarei aspettato niente, perché era semplicemente per me un esperimento, niente di più. L'esperimento era questo: ho detto, ma
attraverso Udemy loro fanno tutto, fanno l'hosting dei video, fanno la vendita del corso. Si potrebbe prendere magari un contenuto che era un libro, era proprio un libro che avevo di alcuni colleghi scrivere per il web, trasformare questo libro in un corso e attraverso questo corso raggiungere delle persone che attraverso il formato del libro non avremmo raggiunto. Questa era la tesi di fondo, perché io quello che faccio, il lavoro è sperimentare le cose per poi poterle condividere con gli ascoltatori del mio podcast o le persone che seguo, le startup che seguo l'avvio del loro business. Quindi ho proprio fatto così, ho preso un indice, avevo un mio stagista che era un videomaker che stava lì con la videocamera, gli ho detto ok, allora io ti faccio segno, tu avvia, io inizio a parlare, quando ho finito ti faccio segno, tagli, pulisci, levi inizio, fine e metti su Udemy. Una cosa semplice. Hai praticamente sbobinato un libro. Ho praticamente sbobinato un libro, questa era l'idea di fondo. E cosa è successo? È successo che questo corso ho messo lì, me lo sono dimenticato. Me lo sono dimenticato, intanto è passato il tempo, un giorno mi arriva un bonifico. Dico, ma che è sto bonifico? Vado a vedere ed è Udemy. Dico, ammazza, questi soldi da dove vengono? Insomma, scopro che questo corso intanto è diventato un corso molto seguito. E più persone lo seguivano, più persone lo compravano. Quindi c'era un effetto virale. Diciamo, sì, volano. Più girava, più andava veloce. E così ho detto, mazza, questi corsi online, sempre più persone li stanno comprando. Non solo stanno comprando il mio, ma sempre più persone pensano al corso online come un corso valido per acquisire delle competenze e delle conoscenze. E da lì ho poi sviluppato altri corsi che ho venduto, ma quello rimane il corso più venduto. E ti dico in maniera imbarazzante, perché quando lo rivedo mi vergogno, mi fa ridere anche, perché... E secondo te il segreto di questo successo qual è stato? La parte dei contenuti, il fatto di essere stato nel momento giusto, nel posto giusto e aver offerto qualcosa che la gente voleva ma non stava trovando in quel momento? La modalità espositiva... Allora, spero che la modalità espositiva non sia il punto forte, perché parlo lentissimo, perché mi interessava testare la possibilità di Udemy di mandare il video più veloce. Quindi volutamente parlo così, a questa velocità. Se vuoi imparare a scrivere per il web, perché ho detto proviamo a parlare di base molto piano, in modo che le persone che hanno delle difficoltà possono seguirlo alla velocità standard, tanto Udemy ti permette di andare a una volta e mezzo alla velocità o a due volte alla velocità di riproduzione, quindi senza arrivare al punto in cui parlo. Se vuoi imparare a scrivere per il web, molto veloce, quindi l'esposizione no. Direi che probabilmente è stato cogliere un tema del quale nessuno aveva parlato sulla piattaforma, per cui quando altre persone che frequentavano la piattaforma hanno trovato quel tema, sono andate a fare il mio corso. E col tempo, anche se ci sono altri corsi sullo stesso tema, è logico che l'acquirente che deve scegliere tra due corsi, uno con tante stelle e migliaia di recensioni e l'altro invece arrivato dopo, tende a scegliere quello più frequentato dagli altri studenti. Assolutamente. L'intuizione su un tema di nicchia, caldo, non coperto in quel momento è stata. Perfetto. Ecco, visto che hai acquisito anche una certa dimestichezza e pratica in questi anni, parliamo di creazione proprio di contenuti. Tante persone si fanno un po' bloccare nella creazione di contenuti per il proprio corso su internet, al di là magari della modalità espositiva. Tu hai un processo passo passo? Che tipo di processo segui per la creazione dei contenuti per un sito internet, per un corso online? Ti dirò la mia procedura per Udemy, se non altro perché è quella che più volte mi ritrovo a consigliare ad altre persone. La maggior parte delle persone scelgono di utilizzare Udemy perché io ne ho parlato in maniera integrata con la strategia digitale più in generale. Poi se vuoi ti spiego perché in particolare Udemy funziona molto bene per avere una strategia più ampia. Allora, la mia procedura su Udemy è controintuitiva, cioè io parto dalla fine. La prima cosa che faccio è aprire Udemy, creare il corso dandogli il titolo
andare a creare all'interno di Udemy, prima di aver fatto qualsiasi altra cosa, la struttura del corso. Udemy ti permette di creare sezioni e lezioni. E quindi per ogni sezione ti chiede che cosa sarà in grado il tuo studente di fare alla conclusione del corso. Questo è importante perché creando la struttura già all'interno di Udemy, ho visto per esperienza che escono fuori corsi con un'architettura totalmente diversa rispetto a quella che sarebbe uscita fuori creando il corso su carta o creandolo su una mappa mentale o su qualsiasi altro supporto. Proprio perché visivamente hai il tema generale, l'obiettivo di apprendimento e poi uno scatolone nel quale puoi mettere le lezioni. Di solito ha il corso creato in questa maniera una forma diversa, lezioni più brevi e più lezioni all'interno di macro sezioni, mentre solitamente si tende a fare lezioni più lunghe dove si parla di più argomenti, invece si tende a atomizzare di più gli argomenti. Questo infatti, discorso ho proprio l'esperienza del tuo corso sul podcasting che ho seguito anch'io, del quale sono un utente molto, molto felice, ti avevo già dato la recensione. Effettivamente notavo che hai queste sezioni da 3, 5, 6 minuti, quella più lunga, e le ascoltavo a 1,5 a livello di velocità con ecco, te. Perfetto, come voleva si dimostrare. Questa idea di spezzettare i contenuti in clip molto brevi funziona molto bene se integriamo l'apprendimento nella vita quotidiana. Cioè, se invece di dire ora mi fermo per una settimana e imparo questa cosa, noi ogni giorno, mentre prendo il caffè, vedo un video, ok? Faccio una lezione. Un'altra cosa che faccio sin da subito è creare i quiz, dice i quiz, certo i quiz, ma senza aver parlato di nulla durante la lezione, certo, perché mi dà la possibilità a scrivere subito il quiz di sapere qual è il tema sul quale focalizzerò la lezione. Lo scopo del quiz, questo fammelo spiegare perché per chi è abituato a fare i quiz in Italia è un po' controintuitivo, è in contrasto con la nostra esperienza diretta. Per me il quiz non ha la funzione di esaminare la persona, cioè di mettere alla prova. Il quiz è per me un sommario, è come una sezione in breve, ok? Quindi come se dopo che hai letto, hai fatto la lezione, ho letto l'articolo, io ti dico in breve il succo è questo, ti devi ricordare questo. Ha questa funzione qua per me il quiz. Tanto è vero che faccio dei quiz molto stupidi, cioè faccio un quiz dove dico per scrivere per il web è importante due punti, opzione A, focalizzarti sull'esperienza e la modalità di lettura che porterà il tuo contenuto al lettore finale. Aver letto, opzione B, aver letto tutti i numeri di Topolino, opzione C, scrivere tutti i contenuti su carta e poi ricopiarli sul computer. Quindi cose che assolutamente non c'entrano niente. Ma sono banali, però focalizzano la singola cosa che la gente deve ricordarsi dall'altra parte. Esatto, è un piccolo giochetto che fa ridere, molte volte mi scrivono, dicono Giulio, mi sono ammazzato a fare i tuoi quiz. Perché servono per individuare l'intruso, cioè trovare la risposta giusta, che evidentemente è giusta, senza ombra di dubbio, e dire al nostro cervello, questa cosa che hai portato dentro, quindi dall'orecchio, dall'occhio, è entrata dentro di te, carissimo cervello, la devi mettere tra quelle cose che puoi portare fuori, la devi tenere a disposizione perché mi servirà, guarda, mi è già servita. Il nostro cervello funziona così, alcune cose le porta dentro e le mette in archivio, altre cose le tiene sulla scrivania, come qua io sulla scrivania ho il pennarellone che mi serve per fare le cose più spesso. Ecco, certo. Con quiz noi diciamo al nostro cervello, questa informazione tienila sulla scrivania perché mi serve. E allora, partendo, diciamo, il primo step è partire dal curriculum, così lo chiama Udemy. Quindi struttura delle lezioni organizzate in sezioni alle quali è associato uno o più quiz alla sezione, puoi anche associare un quiz a ogni singola lezione per fissare i concetti. Questo è il primo step. Passo al secondo. Il secondo step è la registrazione. Consiglio a molti che hanno difficoltà a fare i corsi di concentrare questo step in una giornata.
dedicare una giornata. Alcuni dicono, no Giulio, ora dedicherò 2 ore a settimana a fare questa cosa. Niente di più sbagliato, perché tra una registrazione e l'altra ci dimentichiamo le cose che volevamo dire. Invece tu ti prendi... Non sei caldo, perdi il riscaldamento, non sei esatto. più nello stato. Ti prendi tutta la giornata libera e durante la giornata, boom, 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 registri tutto. Io ho, per alcuni corsi, per esempio quello che ho fatto sul crowdfunding, ho testato anche la registrazione senza editing, cioè utilizzando un software che si chiama ICAM Live, della ICAM, che è un software in realtà per fare live streaming su Facebook, Twitch, YouTube. Ma che ti... È l'equivalente di quello che ti dicevo prima fuori dalla di DB Live. Ok. E allora, questo software ti permette di cambiare l'inquadratura premendo un tasto. Perché è importante questo? Perché così tu puoi direttamente, mentre fai il corso live, magari partire con un'inquadratura tua dove dici oggi impareremo a creare corsi online e poi passare allo schermo. Quindi ti spiego come creare la struttura. Premi un tasto sulla tua tastiera e boom, di colpo si vede il tuo schermo. Oppure si vede il tuo schermo con una piccola miniatura della tua faccia dove vuoi, posizionata dove certo, vuoi. Certo, certo, sì, sì. È allora, una regia virtuale all'interno. Questa regia, se la fai live, è vero che aumenta la complessità, ma aumenta la complessità del 20%, ma ti porta un risparmio di tempo, perché puoi evitare il montaggio, dell'80%. Quindi, certo, diciamo, certo. È totalmente giustificata. Allora, io quando devo registrare, cosa faccio? Inizio a registrare, lui ti dà il countdown 3, 2, 1, parto a parlare, mostro la mia faccia, mostro lo schermo, mostro la presentazione, ritorno sulla mia faccia, quindi faccio questa regia. Quando ho finito di dire quello che devo dire, prendo e stop. Ferma e uploado direttamente. Quindi mentre continuo a registrare, il video già si sta uploadando su Udemy. Una cosa che molti non fanno subito di Udemy, e su Udemy è molto importante fare, è uploadare il video di prova, perché Udemy non ti dà un feedback qualitativo sui contenuti, cioè sul contenuto in sé, se sei competente o meno di quello di cui stai parlando. Questo lo demanda alla community, che attraverso le recensioni dirà se il tuo corso vale la pena o meno. Ma ti dà un giudizio sulla registrazione, quindi se il video è buono, se l'audio è buono, cioè se c'è sincronia tra l'audio e il video. Certo, certo. E questo lo fa attraverso un piccolo video di prova. Quindi la prima cosa da fare, prima ancora di registrare la prima clip, è registrare una mini clip di 1 minuto dove fai finta di fare lezione. Certo, non devi evitare che ti registri tutto il corso e poi dopo non funziona, quelli esatto, dicono. Esatto, esatto. Questa mini clip la prendi e la uploadi direttamente. Poi, se sei molto sicuro di te, se hai già fatto delle prove, nel senso, io oggi so che sto registrando in questo momento questa chiacchierata con te esattamente come registro un corso, quindi una webcam HD con ottica Zeiss, un microfono a condensatore, so già che andrà bene, perché l'ho usato altre volte questo setup. Certo. A quel punto vado direttamente, dopo che intanto ho uploadato la clip di prova, che avrà una valutazione umana, quindi richiede 48 ore, intanto comincio a registrare il mio corso. Lo registro e lo uploado, lo registro e lo uploado, seguendo lo schema all'interno del mio curriculum Udemy. E non è infrequente che faccia dei cambiamenti live, cioè arrivo a registrare la lezione numero 6 e dico, ma io questa cosa l'ho già detta nella lezione numero 4, vabbè dai, non la dico. Oppure dico, aspetta, su questo tema però dovrei parlare più di 10 minuti, vediamo se posso dividere il singolo tema in 2 lezioni, in modo che invece di fare la 6 faccio la 6 e la 7, quindi faccio delle modifiche in itinere. Una volta fatto questo e uploadato il corso, molto semplicemente vado a controllare che ci siano degli elementi che per me sono fondamentali, che sono il messaggio di benvenuto, il messaggio di congratulazioni, che sono 2 messaggi che vengono inviati automaticamente da Udemy all'inizio e alla fine di un corso, e poi vado a inserire, o li faccio ex novo, dei video che servono, diciamo, si dice, fanno housekeeping, cioè pulizie di casa, che servono a capire come utilizzare quel corso.
Quindi, a impostare il mindset giusto, come devi portare a casa i risultati massimi leggendo e studiando questo corso. Perfetto. Anche a dare dei consigli come non ti guardare questo corso tutto di seguito, ma installati l'applicazione di Udemy. Se vuoi a casa, utilizza il tasto download per scaricarti tutti i video su smartphone e poi dedicherò un pezzetto al giorno, perché è molto più efficace per l'apprendimento studiare pochi minuti ogni giorno piuttosto che chiudersi un giorno e imparare tutto di seguito. Quindi per la produzione è buono concentrare tutto in un unico momento, per la fruizione invece più lo diluisco nel tempo meglio è, perché il mio cervello continua a mandare dei processi in background anche mentre faccio le altre cose. Questa io la chiamo microfocalizzazione, cioè il nostro cervello ha un macro focus che è quello che stiamo facendo. Io in questo momento sto parlando con te, ma nel mio cervello ci sono anche dei micro focus, cioè la risposta al mio compagno di mastermind che mi ha scritto prima, la cosa che devo dire a mia moglie quando la vedo, il lavoro che non mi devo dimenticare di fare entro oggi. Ci sono tutti i micro focus, e se tengo qualche micro focus focalizzato sull'apprendimento posso apprendere per 3 minuti di studio le 24 ore successive quell'argomento, cioè il mio cervello non lo abbandona, certo, né dal punto di vista razionale né tantomeno dal punto di vista emozionale. Ecco, ci sono, scusami. Vai. Ci sono stati degli errori che hai fatto durante questo lungo periodo di tua storia personale da creatore di corsi che magari non rifaresti più? Sì. Che ovviamente sono dettati dall'inesperienza, ma magari dal fatto che all'inizio non esistevano nemmeno corsi su come creare corsi, o semplicemente dal fatto che dopo 10 anni che fai un lavoro, alcune cose le fai ad un livello totalmente diverso rispetto all'inizio. Guarda, c'ho un errore che ha due facce. L'errore fondamentale è la sindrome dell'impostore, che è una cosa della quale tutti soffrono. Cioè, chi sono io per insegnare questo a qualcun altro? Varrà veramente la pena per le persone spendere dei soldi e imparare da questo mio corso? E in fondo questa cosa emergeva pure mentre ti parlavo del mio corso di scrivere per il web, perché se io lo vedo mi vergogno, però poi migliaia di persone l'hanno fatto e l'hanno giudicato positivo. Allora dove sta il problema? Da dove nasce questo disallineamento? Nasce proprio dal fatto che io giudico il valore del corso dal punto di vista di qualcuno che già conosce tutto quello che c'è da sapere per fare quel corso. Quindi è logico che mi sembri troppo semplice. E per questo a me piace tantissimo fare lezione anche in aula. Io insegno anche dal vivo ogni anno a centinaia di persone. Faccio corsi per professionisti, per imprenditori. Mi piace moltissimo lavorare, questo per una mia missione personale, sia con i ragazzi sia con gli imprenditori e i professionisti che fanno corsi di ricollocamento professionale o aggiornamento professionale dopo un momento di difficoltà. Magari un imprenditore che ha avuto un'azienda ha dovuto chiudere quell'azienda perché c'è stato un momento di crisi e ora non sa che pesci prendere. Perché faccio questo? Perché il mio desiderio è, come per me il digital è stato la chiave di volta e mi ha permesso di fare il lavoro che amo, dove voglio, come voglio, con le persone che voglio, penso che lo possa essere per altre persone. E a volte ci sono dei micro ostacoli per cui alcuni non utilizzano il digital perché è difficile. Ma che difficile, è facilissimo, basta vedere come farlo, no? Basta capire, avere qualcuno accanto a te, come quando un apprendista deve imparare dal proprio maestro artigiano a costruire qualcosa, se glielo vede fare a quel punto lo riesce a fare. Allora molti possono avere, ho visto proprio tante persone, anche imprenditori sfiduciati che pensavano di ormai doversi buttare via, che la loro vita professionale era conclusa, o anche ragazzi che devono ancora entrare nel mondo del lavoro e li faccio neri quando nella prima lezione dico: qual è il lavoro dei tuoi sogni? Il disoccupato. Come disoccupato? Disoccupato, professore, perché a me piace fare questo, ma non esiste che te pagano per fare una cosa così. Ma come non esiste? Oggi viviamo in un momento fantastico, a volte io mi emoziono mentre lavoro, perché dico, oggi abbiamo tutto a nostra disposizione, puoi rendere sostenibile
qualsiasi tipo di attività, persino coltivare i lombrichi o fare i disegni o fare il cretino per far ridere gli altri. Cioè, qualsiasi attività è monetizzabile, bisogna solo sapere come farlo. E allora ti dicevo, fare lezioni dal vivo mi ha insegnato che in realtà sono troppo severo con me stesso. Allora, questa eccessiva severità mi ha portato da una parte a non fare dei corsi nel tempo, della serie, vabbè, dai, ma ti pare che le persone vogliono imparare questa cosa? Non lo faccio. E invece andava fatto, quindi ho perso delle occasioni. E l'altra faccia di questo errore è stata invece creare dei corsi mastodontici. Per quest'idea che, vabbè, ma se ci metto 22 ore di lezione, allora quel corso varrà di più. Guarda, ti interrompo su questa cosa perché credo che ci sia un aspetto cruciale, soprattutto nel discorso dei corsi online, che è collegato al fatto che la gran parte della gente che acquista un corso su internet alla fine non ne trae beneficio. Adesso le statistiche parlano di un 90-95%, quindi acquistano e mettono via, acquistano e cominciano e mettono via. Acquistano, cominciano e vanno avanti e mettono via. Acquistano, finiscono, ma non portano a casa risultati. Quello che rimane è veramente pochissimo, poche percentuali. Ecco, questo mi fa pensare che ci sia, da una parte, un problema dal punto di vista dell'apprendimento della gente, di come scelgono un corso, di come consumano un corso, ma lato anche creatore o creatori, avendo anch'io un corso che insegna alle persone a come creare un corso, mi sento un po' responsabile di questo cattivo numero di persone, bassa percentuale di persone che arrivano al termine. Quindi, secondo te, dove sta il vero problema? Se c'è uno o ci sono uno o più punti che caratterizzano e che causano questo tipo di bassa percentuale di persone che inizia, che compra un corso e che ne ottiene veramente un risultato? Io te lo posso dire per quanto mi riguarda, cioè io personalmente ho comprato tanti corsi che poi non ho fatto e non li ho fatti non perché il creatore del corso non fosse bravo, gli argomenti non fossero interessanti, ma non li ho fatti perché comprare un corso non vuol dire comprare le competenze o le conoscenze associate a quel corso, ma vuol dire darsi un'opportunità su quel fronte. Cioè noi compriamo la possibilità di imparare quella cosa, però molte volte non ci interessa avere di più, non è che noi quella cosa la vogliamo veramente, vogliamo avere la possibilità di farla. Quindi a volte ero molto sergente di ferro, no, se comprate il corso assolutamente lo dovete fare, e invece col tempo sono diventato più tranquillo, nel senso, a volte ci serve aprirci una possibilità. Ti faccio un esempio stupidissimo di questa cosa. Quando sono, qualche anno fa, mi sono trasferito con la mia famiglia in Sud Australia, mia moglie e le mie figlie sono cittadine sudaustraliane, e praticamente mi sono ritrovato in una settimana a essere completamente fuori da un contesto di business che invece mi vedeva estremamente attivo in relazione nel mio paese di provenienza. Quindi ero un signor nessuno, non avevo connessioni con altre persone, non avevo persone da incontrare con le quali poter... certo, il mio lavoro ce l'avevo, cioè avevo i miei clienti dall'altra parte del mondo, non che mi trovavo senza lavoro, però mi mancava quel discorso di connessione, business. E allora mi sono iscritto a Slow Food Australia. Dice, ma che vuol dire? Perché Slow Food Australia? Mi sono iscritto a Slow Food Australia, ho pagato la membership, non sono andato neanche a una delle riunioni, zero, ma il solo fatto di parlare con il responsabile locale per capire dove si incontravano, trovare il modo di raggiungere il posto dove queste persone si incontravano, dargli, insomma, aprire un dialogo, ha portato poi a tutta una serie di conseguenze. Per esempio, ho cominciato ad andare a lavorare in un business center invece che lavorare da casa. Dentro quel business center ho fatto amicizia con la centralinista, la quale mi ha detto di andare a lavorare in un'altra sede di quel business center che era più nuova, appena aperta, dove mi sarei trovato meglio. Ci sono andato in quel posto, gli ho fatto una consulenza su come migliorare un loro processo e loro mi hanno regalato un ufficio. Pensa a te,
Quindi una cosa tira l'altra. Allora, un po' secondo me dipende da questo, che le persone attraverso i corsi comprano delle opportunità. Un altro po' dipende dal fatto che i corsi a volte, e devo dire purtroppo, se me lo permetti, sono fatti per creare un effetto, come dire, di giustificata ignoranza. Cioè, purtroppo te lo devo dire perché conosco... Cos'è questa cosa che mi sta incuriosendo? Ecco, ci sono alcuni creatori di corsi, soprattutto corsi di high pricing, quindi non corsi che troviamo su Udemy, corsi che i creatori vendono personalmente. Pensaci se ti è mai capitato di comprare un corso di questo genere, che sono lunghissimi. Che nel processo di vendita ti dicono: io ti insegnerò a fare tutto quello che ti serve di fare per raggiungere questo risultato, ma sono talmente lunghi e talmente difficili che se io riuscissi ad arrivare alla fine di quel corso, già di per sé sarei un super esperto. È come il ragazzo dal kimono d'oro che il maestro Miyagi gli diceva: metti la cera, togli la cera. Cioè è un esercizio di per sé il fare la cosa che ti rende capace. E allora non arrivi mai alla fine del corso. Però non puoi andare dal formatore e dirgli: quello che mi hai insegnato non funziona. Perché lui gli dice: hai fatto tutto quello che ti ho detto nel corso? È come se io ti dicessi: Davide, guarda, io in realtà ho il segreto per farti diventare miliardario vendendo corsi. Davide, vuoi impararlo? Certo, certo, come no. Ok, allora, tutto quello che devi fare è svegliarti ogni mattina alle 4:30 per 2 anni. Quando ti svegli alle 4:30, prendi, esci e fai 5 chilometri di corsa. Dopo che hai fatto 5 km di corsa, torni a casa e senza neanche farti la doccia, registri un video, un piccolo video, solo 5 minuti. Ce l'avrai 5 minuti nella tua giornata? Fai una lezione. Capito? Cioè, ti setto così alta l'asticella che poi tu mi dici: Giulio, ma non sono diventato miliardario. Ma ti sei alzato per 2 anni alle 4:30. Quello che ti ho detto io. Quindi questo però io trovo che sia proprio una cosa ricercata. Anzi, non è che trovo che sia... Ho parlato con delle persone che mi hanno detto: sai, io in questo modo riesco a vendere un corso, un altro corso, un altro corso, il corso dal vivo, perché le persone che hanno comprato il mio corso cercano sempre di avere magari la versione più breve. Allora io prima ti vendo un corso, poi ti dico: ti vendo una masterclass che costa 10 volte tanto per fare la stessa cosa dal vivo. Le persone lo comprano perché dicono: non sono riuscito a fare quello, magari riuscirò a fare questo. Quindi questo è sicuramente un altro lato della medaglia. Infatti io quando parlo di creazione di corsi sarò un po' fesso da questo punto di vista, uso molto una tecnica dei livelli. Quindi nella risoluzione di un problema spesso ripeto che ci sono più livelli. Tu puoi partire dal livello 0, arrivare al livello 10. E se io ti do un corso che ha dentro tutto, è un corso effettivamente, come dicevi anche tu, enorme, e quindi che possibilità hai di riuscire a risolverlo se tu fisicamente sei una persona a livello 0? Fondamentalmente non ce la farai assolutamente mai. Allora meglio un corso, come fai tu, di un'ora, che però ti fa passare dal livello 0 al livello 1 e che hai la grandissima possibilità di terminarlo, di finirlo, anziché uno dove c'è dentro praticamente tutto. Io sono in contatto con molti creator americani e oggi come oggi va molto di moda: impara questo in un'ora. Cioè il contrario dell'approccio: più roba ti metto, più venderò il corso, perché tu vedrai che sono 10 ore di video. Ah beh, allora valgono quei 10 euro che li pago su Udemy. No, invece loro si focalizzano sulle strade tempistiche più importanti. Ok, quindi io in un'ora ti metto in grado di fare questa cosa. Con un obiettivo concreto. In questo modo ci sono corsi brevi, più brevi da realizzare, più brevi da fruire, perché comunque anche chi vende corsi ha un guadagno più alto nel tempo vendendo tanti piccoli corsi rispetto a vendere un solo macro corso con tutto all'interno. Esatto, ma poi guarda, a me è capitato, acquistando anch'io corsi di un certo livello, di un certo sia importo che quantitativo di ore, che a volte dentro queste ore non c'è qualità, perché le persone che partecipano sono persone di vario tipo, di varia estrazione, quindi devi dire tutto all'interno di un'ora, ma se io sono già molto a livello molto alto,
magari mi bastano 5 minuti, mi basta quel piccolo nugget, quella piccola informazione. Se invece io parto da zero, evidentemente ho bisogno di più informazioni, e quindi questo diventa un problema nell'apprendimento, perché io che sono messo bene mi rompo le scatole, io che sono messo male invece rischio addirittura di perdermi per strada perché le informazioni sono di livello troppo alto. Questo è lo stesso principio per cui io quando faccio della consulenza la imposto come un coaching, faccio della consulenza digitale, per cui magari Davide dice: Giulio, mi aiuti a capire come utilizzare, monetizzare il mio podcast o mettere in piedi questo business? Alcuni mi dicono: scusa, ma che risultati avrò? Cosa potrò ricavare? E io gli dico: guarda che dipende da te. Io sono un moltiplicatore, ma un moltiplicatore di quello che ci metti tu. E in quell'ora io ho visto, facendo consulenza a imprenditori, anche persone super skillate, cioè persone che col digital ci lavorano tutti i giorni, che però in 10 minuti tu gli fai vedere sul tuo schermo come andare a premere un pulsante, e quella cosa li sblocca e gli permette di fare qualcosa che non sono mai riusciti a fare fino a quel momento, pur avendo la strategia, il budget, il team a disposizione. Per cui effettivamente riuscire a concentrare l'apprendimento su degli specifici obiettivi, tentando di dare, alla fine questa è la nostra responsabilità come professori, non solo essere bravi a insegnare, ma creare l'ambiente favorevole per le persone per imparare nel meno tempo possibile le cose che gli servono. Esatto. Ho un'ultima domanda per te, Giulio. Mettiamo il caso che io abbia creato un corso da zero, okay? A prescindere da un po' dalla dimensione del corso, dalla lunghezza, però diciamo sono un po' un carneade nel mondo dei corsi. Non ho a disposizione un enorme budget, facciamo 100 euro, quindi un budget proprio molto semplice. Da dove partiresti per lanciare questo corso? Allora, partirei prima di tutto, la cosa che ti chiedo è se tu sei già in contatto con persone che sono potenzialmente interessate, nel senso gli ascoltatori del tuo podcast, persone che seguono il tuo blog, perché piuttosto che investire del budget in attività di advertising, per me è molto più importante coinvolgere le persone una a una. Un consiglio che ho dato a un mio cliente è questo: prendi la lista delle persone che sono secondo te interessate, crea un coupon per il tuo corso a 0 euro, quindi gratuito, e poi, come quello che hai fatto tu per il podcast, e poi mandaglielo. Ok, glielo mandi e gli dici: senti Davide, so che tu sei un esperto di corsi, io ho creato questo corso su un argomento che secondo me ti interessa, mi piacerebbe potertelo regalare per sapere che cosa ne pensi, saperlo sia in una, se lo trovi eccezionale, sia in una recensione direttamente all'interno del corso, oppure se trovi che ci siano delle cose da aggiustare, fammelo sapere rispondendo a queste email. Quando vediamo che quelle persone si iscrivono, subito regalargli la possibilità di regalarlo a un loro amico. Quindi già nel messaggio di benvenuto o nel messaggio di congratulazione alla fine del corso, inserire un coupon per poter regalare il corso a un loro amico. Quindi loro l'hanno, magari lo possono avere anche acquistato, ma per te, al posto tuo, selezionano un'altra persona che è interessata a quel corso al quale regalarlo. Quindi tu gli hai dato un valore doppio. Certo, no, anche un po' virale da questo punto di vista. Una volta creata questa base di persone che hanno fatto il corso, lo hanno valutato positivamente, quindi hai studenti, recensioni, quel budget di 100 euro lo puoi anche spendere in advertising con la tecnica, diciamo, dell'arbitraggio. Come funziona questa tecnica qua? Interessante. Tu crei una campagna Facebook per la vendita del corso. Se tu fai un coupon per la vendita del tuo corso a 9,90 euro, da ogni corso che vendi ricaverai il 90%, sempre su Udemy parliamo. Certo, certo. 90% rispetto invece al 50% che prendi normalmente quando aiutami a vendere il corso al posto tuo, quindi quando lui ti porta persone che non conosci. Certo. Guadagnando per ogni corso il 90%, 8 euro, 9 euro, sì. Esatto, tu ti puoi permettere di avere un costo per conversione di 8,50 euro.
Il famoso costo di acquisizione cliente. Esatto, un costo di acquisizione cliente. A quel punto 8,50 euro può essere un budget interessante, perché tu spendi 100, ma spendi 100 e riguadagni 100 attraverso Udemy. Quindi ma ho portato a 10 clienti. Che ma prima non avrei. Esatto, 10 clienti, e poi con gli altri 100 se li reinvesti altri 10 e poi altri 10. Ti dico per esperienza che se tu mi dici: Giulio, ma io 8,50 euro di costo per conversione non lo riesco a raggiungere. Io ti dico: non ti preoccupare, perché questi soldi ti torneranno indietro anche i mesi successivi, in quanto una cosa che molti non sanno è che Udemy ci considera come insegnanti a seconda del numero di persone alle quali noi andiamo a vendere i corsi e del numero di corsi venduti, oltre che delle ricerche. Quindi io, per esempio, dopo che ho venduto le prime 300 copie del mio corso, ho notato che le vendite sono salite, le vendite mensili, ma con uno stacco netto. Perché? Perché Udemy ha detto: questo insegnante ha venduto più di un certo, ha superato una soglia critica, ha venduto più di un certo numero di lezioni, e da ora in poi io lo includerò nei miei programmi di promozione interni. Quindi anche attraverso i programmi di promozione di Udemy, cioè Udemy può scegliere se fare pubblicità del tuo corso tramite YouTube, tramite Google AdWords, tramite Facebook, perché Udemy utilizza dei suoi canali pubblicitari, riuscendo a vendere più copie, portando più persone, aumentando il tuo impatto, riesci ad avere dei migliori risultati anche una volta che la campagna è stata spenta. Quindi praticamente più riesci a vendere, meglio è. Quindi il tuo driver all'inizio deve essere su quello di acquisire clienti anche a costo zero, cioè a guadagno zero, perché poi diventa un volano e quindi puoi sfruttare i meccanismi di autopubblicità. Sì, io direi a più persone che fa Udemy il valore attraverso il tuo corso. No, a prescindere, perché sennò più riesci a vendere meglio è. Dici: vabbè, mo serviva Giulio Caudiano per dirci, certo. Lo sapevamo già da prima. Però se tu riesci a avere impatto su più persone, a coinvolgere più esseri umani, più teste, allora a quel punto la stessa piattaforma ti valuta in maniera più positiva e dà più visibilità ai tuoi corsi. Che è il motivo per cui tu hai deciso di rimanere solo su Udemy, oppure hai dei corsi ospitati anche su delle piattaforme native proprietarie tue? Io ho corsi ospitati dovunque, perché okay. Testo continuamente nuove possibilità di vendere i corsi. Ultimamente, se vuoi il gossip, sto testando Gumroad. E sì? Gumroad è molto interessante perché ha all'interno un programma di affiliazione che ti permette di condividere i guadagni dalle vendite dei corsi anche dei corsi con pagamento ricorrente, e gestisce tutto lui in maniera autonoma. Quindi io continuamente ho corsi in vendita su YouTube, ho corsi su tante diverse piattaforme, ma ti dico, proprio perché ho provato tante piattaforme diverse, Udemy in questo momento secondo me è quella che ti offre il maggior risultato al minor sforzo. Perfetto, perfetto. Ecco, un ultimo suggerimento, Giulio, se hai ancora un minuto a disposizione. Quindi abbiamo parlato della tua storia di creatore di corsi, abbiamo parlato degli errori che hai fatto. Tre suggerimenti per chi vuole creare un corso da zero, proprio creazione di un corso da zero. Soprattutto, ecco, i suggerimenti ti direi di focalizzarli, che è una cosa che non si fa quasi mai, nell'ottica selezione del mercato. Perché magari uno è bravo nel proprio ambito, riesce anche a trovare la tecnica, le tecnologie giuste per creare il corso, però c'è il rischio che magari il corso non lo voglia nessuno. Quindi lato selezione del mercato, come ti muovi, che consigli ti senti di dare a fronte della tua esperienza? Quindi li vuoi tutti e tre sulla selezione del mercato, i consigli? Se ce la fa te, sì, sarebbe l'ideale. Se no al massimo seleziona, tienetene uno come bonus. No, sicuramente. Allora, il mio consiglio primario sulla selezione del mercato è dimenticare il concetto di mercato. Perché il mercato è pericolosissimo, il mercato è un'astrazione, ma che è il mercato? Boh, non so, il mercato qua sotto dove vendono il pesce o le persone che vogliono comprare online. Per me non esiste il mercato, esistono le persone, e le persone ci stanno anche intorno.
noi stessi ogni giorno insegniamo tante diverse cose. Io stamattina ho insegnato a una mia amica assistente virtuale a fare un'operazione sull'estrazione di audio, cioè continuamente insegniamo. Ho insegnato a mia figlia stamattina a suonare una cosa al violino, continuamente insegniamo cose. Quindi il primo consiglio è dimenticare il mercato, ma focalizzarci sul portare valore alle persone. Il secondo consiglio è partire dalle persone che ci stanno intorno. Quindi non andare a dire cosa cercano le persone sul web, ma cosa cercano le persone intorno a te, per quale motivo ti chiamano. Giulio, scusa, ti posso chiedere, ti posso rubare 5 minuti? Sono già domande che ti stanno facendo tutti i giorni. Esatto. Il terzo consiglio è crea un modo fisico, digitale, come te pare, cioè può essere una scatola di scarpe nel quale metti dei bigliettini di carta, oppure può essere le note del tuo telefono, le note vocali, o un amico che segna tutto con le note vocali, segnalo come ti pare, ma trasforma, fai in modo di poter raccogliere dalla tua esperienza quotidiana tutta una serie di domande che a quel punto andrai a raccogliere all'interno di un mini corso. Il corso deve risolvere piccoli problemi. Un problema specifico e piccolo. Little tiny problems. Piccoli, graziosi problemini, che poi alla fine sono quelli che servono a noi. Cioè, quando io devo mettere le catene da neve alla mia macchina, non è che mi serve di capire l'ingegneria dell'asse di distribuzione. Mi serve di mettere le catene in una macchina. Certo. Cioè, per assurdo mi farebbe più comodo comprare un corso che cita nel titolo l'esatto modello della mia macchina, così sono sicuro che mi insegna a mettere le catene proprio sulla mia macchina, rispetto a un corso che è la scienza del mettere le catene, tutto quello che devi sapere. È un po' il successo di molti dei video di YouTube, che sono brevi, però vanno dritto al punto per il modello specifico, e quindi da lì riescono a contribuire a creare l'autorevolezza della persona che li ha creati, insomma. Esatto, al 100%. Quindi non creare un corso, ma creare tanti corsi per rispondere a tante domande. Il mio criterio è, per spiegare questa cosa, ci vogliono più di 30 minuti? Va bene, posso crearci un corso. Ci vuole più di un'ora? Ok, allora devo creare due corsi, perché su Udemy il corso minimo è da 30 minuti. Io tengo questo range. E sono i miei ragionamenti ultimi, perché se tu vai a vedere i corsi che ho creato nel passato sono ore e ore di video. Quello che oggi faccio è, se io questa cosa la posso spiegare in più di un'ora, in più di mezz'ora, ma in meno di un'ora, allora faccio un corso. Se mi serve più di un'ora, allora ne faccio due. Mi sembra molto interessante come approccio, e molto anche rispettoso, secondo me molto intelligente, molto rispettoso della modalità di fruizione che hanno molti degli utenti adesso e dei tempi che hanno a disposizione. Perché magari molti non hanno 8 ore a disposizione per guardarsi un corso, 8 ore filate, però la mezz'oretta, il quarto d'ora, per cui all'interno di un massimo una settimana il corso lo sono fatto, finito, consumato, e quindi riescono già a ottenerne possibilmente dei risultati. Mi sembra molto, molto furba, che è un po' anche il successo del podcast in qualche modo, cioè non roba da un'ora, ma roba molto più rapida, molto più contenuta. Sì, se posso dare un consiglio extra, visto che hai citato il podcast... Come no? Se abbiamo qualsiasi iniziativa di content marketing, cioè se pubblichiamo video, podcast, post, mandiamo le lettere col piccione viaggiatore, se facciamo qualsiasi attività di produzione di contenuti di valore sul web, integriamo questa attività con il corso stesso. Per esempio, se io domani facessi un corso su come creare un corso, integrerei questa nostra intervista come contenuto extra. Molto sì, certo. Io poi suggerisco sempre anche di mettere la multimedialità, quindi il video sbobinato e l'audio. Perché? Perché io il video non lo posso vedere in macchina, cioè lo potrei vedere, però un po' rischio e pericolo. L'audio lo posso ascoltare tranquillamente, ma lo scritto ha il vantaggio spesso di riuscire ad essere molto, molto immediato, perché io posso passare da pagina 1 a pagina 25 in maniera rapida, cosa che non riesco a fare attualmente con l'audio, con il video, a meno di casi particolari, insomma. Quindi so che magari molte persone preferiscono leggere e apprendere leggendo che apprendere attraverso un video. Chiaro, alcune cose non le posso spiegare. E anche multiformato. Da pochissimo sono stato a Firenze
a fare un corso a dei calciatori che venivano da tutto il mondo e volevano imparare a utilizzare i social media. E sono stato molto contento perché ho trasmesso la stessa informazione, cioè come utilizzare i social media per aumentare il coinvolgimento da parte della community dei tuoi fan, prima in una forma totalmente cognitiva, quindi ti faccio prima una presentazione, poi ti faccio fare un esercizio, cioè ti alzi dalla sedia e ti faccio fare una prova, ok? Prova a fare un esercizio di storytelling raccontando una storia in un minuto alla persona che hai davanti, e poi di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo, quindi esercizio fisico, pratico. Poi loro parlavano in inglese, gli ho detto provate a farlo in italiano, li ho stressati. Provate a farlo con gli occhi chiusi, provate a farlo con una posizione del corpo strana, in modo da metterli alla prova. E poi, numero tre, ho invitato un mio amico che è uno startup perché ha creato un servizio che si chiama swite.com, che aggrega post dai social media all'interno di un unico sito web. Gli ho detto, Jared, vieni, facciamo un'intervista. Dice, un'intervista all'interno di un corso? Assolutamente sì. Ci siamo messi là, abbiamo fatto una chiacchierata, una conversation, ma questi studenti hanno avuto modo di approcciare lo stesso argomento in tre punti di vista diversi. Quindi si sposa la modalità di apprendimento, mantiene alto anche l'engagement, immagino, perché crea più interazione, e quindi alla fine porti a casa più risultati di una cosa molto più piatta, molto più tradizionale. E poi, a supporto di quello che dicevi tu, a volte io ho persone che hanno visto un video, magari perché hanno fatto una lezione, poi ascoltano la stessa contenuto in podcast e mi dicono, sai che alla fine, dopo che l'ho sentito, ho capito che l'avevo già visto, però ho imparato delle cose completamente nuove. È vero. Guarda Giulio, al di là delle cose nuove, anch'io credo di aver imparato almeno due o tre cosine nuove super interessanti in questa intervista. Quindi ti ringrazio molto. Io ho cambiato la location, sono partito da casa, sono ritornato a casa, ma nel frattempo ho recuperato anche la figlia a scuola, perché tu hai detto che dovevi insegnare violino, io adesso sto andando a lezioni di canto, perché sono un tenore, prendo lezioni di canto, e c'è la figlia che si è appassionata tantissimo, e quindi non si dovrebbe dire che l'ho portata a scuola, via da scuola, però in realtà l'ho portata via da scuola due ore prima per portarla con me a lezione di canto. Hai fatto benissimo, chissà, magari è sacra, ma alcune informazioni non le apprendi a scuola, e quindi è giusto ogni tanto esatto, nel futuro chissà, magari diventerà un insegnante di canto online. Esatto, quindi ringrazio te, sei stato gentilissimo, visto che non ti sei, come dire, tenuta nessuna informazione dentro. Un ultimo consiglio per le persone che ci guarderanno, ci ascolteranno, ci leggeranno: dove possono trovare informazioni in più su di te, sul lavoro che fai? L'epicentro della mia attività è strategiadigitale.info. Strategiadigitale.info è il luogo dove chiunque gratuitamente può trovare centinaia, quasi migliaia, perché sono più di 850 episodi del mio podcast Strategia Digitale, dove do informazioni, idee, consigli su come utilizzare il digital in maniera consapevole per creare un proprio business, una propria attività, quindi trasformando in business le proprie idee. E lì anche c'è tutta una community di persone, perché la bellezza di questo podcast è che è totalmente supportato attraverso il contributo volontario degli ascoltatori che decidono di finanziarlo. Quindi se c'è tanta roba in più al di là del podcast, proprio grazie ai finanziatori che rendono questo un progetto non solo mio, ma condiviso tra centinaia di persone. Perfetto, ti ringrazio, suggerisco anche a tutti di ascoltare il podcast di Giulio su Spreaker, su iTunes, ovunque, strategia digitale, giusto? Giustissimo. Strategia digitale, e vi do appuntamento su YouTube, su Facebook e ovviamente sul podcast di Crea il tuo corso, e noi ci vediamo nelle prossime puntate. Grazie a tutte e grazie Giulio. Grazie a te, alla prossima. Hai appena ascoltato Crea il tuo corso. Per ricevere ogni giorno nuove strategie, strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online, iscriviti al canale Telegram @ Crea il tuo corso e partecipa soprattutto ai live su Facebook, alla pagina Facebook Crea il tuo corso.